Buongiorno a tutti, vorrei cominciare subito il mio intervento portando una ricostruzione di quello che è stato innanzitutto il modello portato dalla mia squadra e qualche argomentazione portata appunto sempre dalla mia squadra, affinché successivamente le confutazioni che porterò saranno efficaci ed efficienti. Partendo dalla confutazione portata dal nostro modello, ovvero la definizione da parte della squadra contro come un semplice ufficio stampa. Sì, ovviamente si parla dell'ufficio comunicazione, ma si parla di un ufficio che si interessa della diffusione di idee, della sensibilizzazione della popolazione, elemento fondamentale della transizione ecologica, perché come sappiamo bene, la transizione ecologica parte dal singolo, è il piccolo singolo, è la piccola goccia nel vaso che aiuterà a combattere appunto il cambiamento climatico. È da qui che bisogna partire ed è la sensibilizzazione, come abbiamo visto negli ultimi anni, ad aver fatto la differenza. Senza contare che è stato poi portato questa definizione, ovvero i giovani sono semplicemente riportano quelle che sono le idee della politica, non inventano niente, riportano idee già inventate. E subito dopo è stato detto, i giovani non possono parlare perché non sanno. Queste due argomentazioni sono di fatto in contraddizione. Una dice che i giovani non sanno cosa dire, l'altra dice che i giovani non possono dire quello che vogliono. No, grazie. Andando quindi a contrastarsi in maniera completa, di fatto se i giovani sono addetti a quelle che sono le informazioni dei tecnici dalle altre componenti del Ministero della Transizione Ecologica, il loro compito è diffondere questa sensibilizzazione su questi argomenti. Questo è il piano che è stato portato alla nostra squadra ed è, come è stato dimostrato dai nostri primi due speaker, la loro capacità di diffusione di idee e la loro capacità di spargere informazione attraverso la popolazione con proteste, informazioni, canali YouTube, influencer oppure anche blog su internet, presentazioni online, è stato molto efficace e per questo loro, ottenendo appunto dal resto del Ministero della Transizione Ecologica informazioni da appunto spargere sulla popolazione, attraverso la loro competenza di creatività, come è stato dimostrato dal nostro secondo speaker, che appunto i giovani sono nella loro fascia di massima creatività, e per la loro competenza emotiva, in quanto l'informazione si basa sull'emotività. Basti pensare a una poesia. Cos'è una poesia senza emozioni? Sarebbero solo parole al vento, senza nessun contenuto. Sì, grazie. Non pensate di star dando ai giovani un solo ruolo propositivo escludendo quello esecutivo? No, per niente, in quanto di fatto i giovani creando queste idee danno la possibilità a tutto il Ministero che lavora per un singolo fine, ovvero la transizione ecologica, ovvero raggiungere un risultato concreto, di proporre le loro idee insieme al resto delle popolazioni. E ovviamente è ovvio che ci sia un iter più complicato da proseguire all'interno del Ministero della Transizione Ecologica, ma sono un ingranaggio, quindi un ingranaggio di una macchina completa che di fatto ha valore esecutivo. Ovviamente non ci si può pensare che un singolo individuo porti avanti l'intera transizione ecologica, sarebbe un assurdo. Passando invece adesso alle argomentazioni portate dalla squadra avversaria, i giovani non hanno tempo. Innanzitutto la nostra policy partiva dal presupposto che le riunioni erano una volta alla settimana, i giovani si possono concentrare durante il loro tempo libero nella creazione di idee e poi successivamente appunto nel ritrovo settimanale nel consegnare queste idee. Come farebbe una volta alla settimana a interagire negativamente col loro studio? Come farebbe a portarli via così tanto tempo da rendere la loro istruzione inefficace? Sarebbe del tutto impossibile. Basti pensare, come ha detto molto bene il mio secondo speaker, tutti i giovani che fanno sport più volte alla settimana. A questo punto si rinuncia completamente allo sport, anche a un'attività come questa, quella del debate, che di fatto non è coerente con la costruzione scolastica. Perché di fatto un'azione politica di questo tipo, come ha spiegato anche il mio secondo speaker, va a interagire in modo positivo sulla costruzione di una classe politica, va a dare nuove informazioni e una crescita propositiva. Prego. Quindi secondo la vostra squadra si possono prendere decisioni politiche molto importanti riunendosi solo una volta a settimana per poche ore? Grazie.
Di fatto si sta parlando della proposizione di idee per la sensibilizzazione, che sono una parte fondamentale, ma non possono portare danni concreti a quella che è la transizione. Primo punto. Secondo punto, di fatto, visto che la riproposizione di idee, la maggior parte del tempo può essere trascorso durante la riflessione, anche personale, quindi di fatto durante le ore di riunione si può semplicemente parlare delle idee che sono avvenute all'interno della propria riflessione. Passando alla loro seconda argomentazione, ovvero i giovani non hanno competenze. Di fatto non stiamo parlando di competenze tecniche all'interno del nostro piano, e proprio per questo l'argomentazione della squadra pro crolla. Abbiamo dimostrato come le competenze riguardanti appunto la comunicazione sono più che sufficienti per quanto riguarda i giovani, di fatto l'emotività e la creatività, elementi fondamentali all'interno delle competenze necessarie per la transizione ecologica e per la diffusione di idee, tanto da aver spinto aziende come la VPP e la Publix Group, due delle maggiori aziende pubblicitarie al mondo, ad aver intrapreso dei tavoli appunto di discussione, di proposizione di idee, che vengono pagati fior fior di quattrini questi giovani per la loro capacità di proporre idee. Passando invece a questo punto ad altre affermazioni fatte dalla squadra pro riguardante che rispetto all'informazione corrente, riguardo a quello che i giovani già fanno, ovvero l'attivismo non sarebbe coerente, sarebbe inefficace. Tuttavia il mio secondo speaker ha dimostrato come di fatto l'attivismo verrebbe aiutato dall'introduzione dei giovani all'interno degli organi governativi, perché creerebbe un tramite tra attivismo e governo. Si potrebbero tagliare dei ponti burocratici che sono lunghissimi, che rendono di fatto l'attivismo rallentato, permetterebbe quindi ai giovani anche nel quotidiano di esprimersi più facilmente, senza contare che appunto sempre l'attivismo invece da parte delle appunto agenzie come WWF, Greenpeace, Legambiente sarebbe coadiuvata appunto dall'aiuto del governo, avendo questo collegamento tra di loro, andando quindi ad aiutare in modo effettivo l'attivismo. A questo punto altre argomentazioni, esempi portati dalla squadra contro sono stati ad esempio che la pubblicazione settimanale rispetto alla informazione corrente sarebbe inefficace, in quanto troppo, diciamo, troppo sporadica. Vorrei intanto citare degli esempi come ad esempio l'IMES, una rivista di geopolitica che viene pubblicata una volta al mese, esistono mensili di qualsiasi tipo. Senza contare che aggiungere qualcosa in una situazione così di crisi non è mai un danno, perché aggiungere qualcosa dovrebbe essere un danno in una situazione dove tra qualche anno ci troveremo in un punto di non ritorno, dove troveremo le nostre case magari con l'acqua appunto nelle nostre fondamenta. Come possiamo dire che una spinta in più può essere negativa? Questo non ha alcun senso. All'interno quindi delle mie confutazioni della ricostruzione ho dimostrato come il nostro piano sia coerente al topico dato, sia coerente ed efficace rispetto alle competenze dei giovani e sia una spinta propositiva verso il cambiamento. Grazie.